presbiteri e diaconi, fratelli e sorelle nel Signore. Oggi nel calendario delle chiese di Sicilia è segnata la memoria facoltativa del beato cardinale Giuseppe Benedetto Rosmer. Per noi qui a Catania la memoria acquista un significato speciale. Onoriamo colui che dal 1867 al 1894, quindi per ben 27 anni, fu l'indimenticabile pastore di questa santa nostra chiesa catanese. Quest'anno la ricorrenza liturgica in onore del beato cardinale Rosmer per noi è ulteriormente arricchita dal 25° anniversario della sua beatificazione, avvenuta in piazza San Pietro il 25 settembre 1988, ad opera del beato Giovanni Paolo II. In quella occasione furono beatificati anche altri 5 venerabili servi di Dio, fra i quali il frate minore Cunipero Serra, alla cui attività si ispirano i Serra Clubs, benemeriti nella vicinanza ai sacerdoti, come pure nella preghiera e nel sostegno dei seminaristi. Ciò avviene anche nella nostra arcidiocesi da oltre 20 anni. Facendo memoria del cardinale Rosmer, noi ubbidiamo alla raccomandazione dell'autore della lettera agli ebrei. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Con quali termini ricordare la straordinaria figura del nostro grande pastore? Molto è stato scritto sul cardinale Rosmer ed abbiamo quindi la possibilità di conoscerlo bene. In questo momento è opportuno limitarci a sottolineare come lo presentano i testi liturgici della nostra celebrazione. L'orazione colletta ha descritto il beato vescovo Giuseppe Benedetto Rosmer per vaso del fuoco della carità divina, modello di vita monastica, servo dei poveri e consolatore degli afflitti. Queste pennellate hanno come origine la parola che abbiamo ascoltato, il brano di Isaia e la pagina di Matteo. Il fuoco della carità che ardeva nel cuore e in tutta l'esistenza del Rosmer è il fuoco dello Spirito Santo che era su di lui perché iniziato alla vita cristiana con il battesimo, la cresima e l'Eucaristia. Lo Spirito Santo guidò la sua vita di monaco benedettino e la consacrazione con l'unzione spirituale lo rese sacerdote del Signore e successivamente vescovo della nostra Chiesa. Lo Spirito lo spinse a quella straordinaria testimonianza di carità che resta indelebile ed esemplare nella nostra Chiesa e nel nostro territorio. Il beato Rosmer ha letteralmente messo in pratica quanto leggiamo
nella pagina di Isaia e nella pagina di Matteo. Lo stile con cui egli ha esercitato le opere di misericordia corporali e spirituali è egregiamente illustrato nella lettera pastorale che da Roma indirizzò al clero e al popolo dell'arcidiocesi catanese in occasione della sua ordinazione episcopale nel 1867. È bello ricordare le sue parole, rimaste famose, e che egli realizzò quotidianamente nel suo lungo e fecondo episcopato. Così egli scriveva: il nostro buon popolo si affidi pure tutto intero al nostro amore di Padre. Sin quando avremo un panettello, noi lo divideremo con il povero. La nostra porta per ogni misero che soffre sarà sempre aperta. L'orario che ordineremo affiggersi all'ingresso dell'episcopio sarà che gli indigenti, a preferenza, entrino in tutte le ore. Un soccorso, o dove i mezzi ci manchi, un conforto, una parola di affetto, l'avranno tutti sempre. E sappiamo bene che egli non si limitò ad accogliere, ma andò a trovare tutti, come ci ricorda il dipinto opportunamente qui esposto, che lo raffigura nell'atto di visitare una casa, un'abitazione, una famiglia. Non si fermò mai davanti a nessuna difficoltà. Davvero egli mise, possiamo dire, in pratica quello che oggi Papa Francesco ricorda a tutti noi: andare nelle periferie, le periferie non soltanto geografiche, ma quelle esistenziali, dove più le persone soffrono, dove c'è più bisogno di aiuto. Il cardinale Dusmet usciva, andava, accoglieva, e questo lo ha fatto sempre. Le sue mani, quelle che sapientemente furono rese visibili in occasione dell'ultima ricognizione, e noi possiamo ammirare, le sue mani furono sempre instancabilmente operose e paternamente attente e delicate nel servire e consolare. In questo modo il beato Dusmet ha annunziato la parola di Dio sull'amore del prossimo ed ha proclamato concretamente ogni giorno con la sua vita, con il suo ministero, il Vangelo dell'amore di Dio. È bello in questo momento ritornare alle espressioni incisive con cui Giovanni Paolo II ha presentato il cardinale Dusmet in occasione della beatificazione. La parte essenziale la leggiamo nel dépliant del programma che stiamo svolgendo, e ringrazio il parroco per averle ricordate queste parole. Il Papa tratteggia le linee della sua esistenza e poi egli si erge quale testimone della carità evangelica in tempi particolarmente tormentati
per la vita della Chiesa, in mezzo ad accesi conflitti di parte e a profonde alterazioni del tessuto politico e sociale del Paese. In una regione sconvolta dal susseguirsi di paurose calamità naturali, epidemie di colera, terremoti, inondazioni, eruzioni dell'Etna, ricordiamo quella sua fede straordinaria nel portare il velo di Sant'Agata a Nicolosi, gli fu sconsigliato, perché dicevano: se la lava non si ferma, che figura facciamo? Ma egli andò, diede questo straordinario esempio, la lava si fermò. Oltre a quella costante e vastissima calamità che è la miseria dei diseredati, continua Giovanni Paolo II, pur allevato tra gli agi di una famiglia aristocratica e facoltosa, egli fece della povertà vissuta, in funzione di servizio e di donazione agli altri, una programmatica scelta di vita talmente radicale che alla sua morte non si trovò neppure un lenzuolo in cui avvolgerlo. Di tutto, letteralmente, egli si era spogliato per rivestirne i poveri, di cui si sentiva umile servitore. Sono parole che ci fanno riflettere. Ecco, poi il Papa ricorda anche come il Dusmet visse la vita monastica, quello che fece per l'ordine benedettino. Il cardinale Dusmet, decoro e gloria del monachesimo. Ecco, ricordiamolo sempre così, testimone della carità evangelica. Fece della povertà una programmatica scelta di vita. Decoro e gloria del monachesimo ci trasmette il messaggio profetico di una autentica solidarietà evangelica ed una docile ed operosa fedeltà al carisma della propria vocazione. E qui i santi ci ricordano questo, ci ricordano che ciascuno di noi ha una particolare vocazione, una particolare via per rispondere all'amore del Signore, per vivere e testimoniare il Vangelo. I tempi cambiano, il Vangelo resta, l'esempio dei santi vuole renderci attenti, creativi nel vivere secondo l'esempio di Gesù. Per l'autore della lettera agli Ebrei, il ricordo deve costituire anche un approfondimento della esemplarità di vita che ci danno i santi e soprattutto l'imitazione della fede. Stiamo celebrando l'anno della fede provvidenzialmente indetto da Papa Benedetto XVI allo scopo di comprendere e sperimentare la fede come adesione personale alla Santissima Trinità, come conoscenza del Vangelo di Gesù e della dottrina che la Chiesa vi attinge e ci propone, come impegno di coerenza per vivere la vita buona del Vangelo. Papa Benedetto ci esorta a guardare all'esempio della Madre di Gesù
e ai santi di tutti i tempi. Noi vogliamo imitare la fede del cardinale Dusme, fede grande che divenne operosa nella carità, come dice Paolo nella lettera ai Galati, una fede testimoniata dalle opere che attestano la sua straordinaria carità pastorale. Per tutti noi il Beato Dusmet è un esempio. Per me vescovo, suo minimo successore, per i sacerdoti che egli volle generosi ed esemplari, per le persone consacrate, per ciascuno di noi, anche per i fratelli e le sorelle delle associazioni agatine che sono particolarmente impegnate in queste iniziative predisposte per ricordare questo anniversario del 25° di beatificazione. La carità del Beato Dusmet è trascinante soprattutto per le persone che nel volontariato e nell'azione pastorale della nostra comunità e nel nostro territorio privilegiano il servizio della solidarietà umana e della carità cristiana. Per questo oggi celebriamo la giornata diocesana del volontariato. Saluto e ringrazio tutti voi, fratelli e sorelle, che generosamente operate nelle associazioni di volontariato e nelle Caritas parrocchiali, nella San Vincenzo e nelle altre numerose attività caritative presenti in città e nell'intera diocesi. Un ringraziamento speciale lo rivolgo anche a nome dell'intera arcidiocesi alla nostra Caritas diocesana, al suo direttore Padre Enzo Algeri, al quale presentiamo gli auguri affettuosi per il 36° di sacerdozio che ieri ha celebrato. Ringrazio anche i diaconi permanenti, le persone consacrate e tutti i laici che operano nella Caritas diocesana. Li ringrazio specialmente per l'opera di formazione degli operatori della carità nelle parrocchie e nei 15 vicariati, come pure per l'impegno nel coordinamento delle numerose iniziative di carità. Sono tutte importanti ed efficaci. Non posso adesso enumerarle, perché grazie a Dio sono tante. Sono molte e tutte veramente attive. Ed è lodevole che esse siano recensite nell'agile e ricca pubblicazione edita dalla stessa Caritas diocesana. È una bella pubblicazione che dobbiamo diffondere sia per far conoscere quante iniziative di carità sono presenti nel territorio, sia anche come offerta di aiuto per le persone che attraversano particolari difficoltà. Noi oggi ricordiamo l'esemplare capo che il Signore ha suscitato per la nostra Chiesa. Il cardinale Dusmet è stato beatificato 25 anni or sono. Noi tutti speriamo che il Signore lo glorifichi pienamente con la canonizzazione. L'odierno 25° anniversario deve costituire un provvidenziale rilancio nella preghiera e nell'impegno per far conoscere questo grande pastore della nostra Chiesa.
dobbiamo chiedere insistentemente al Signore il dono della canonizzazione del Beato D'Usme. Ho inserito, come sapete, questa richiesta nella speciale preghiera per la visita pastorale in corso. Preghiamo affinché il Signore voglia rendere memorabile la visita pastorale anche tramite la felice coincidenza tra il suo svolgimento e la canonizzazione del Beato D'Usme. Sarebbe veramente bello. Preghiamo. Come sapete, per la canonizzazione è richiesto un miracolo dal Signore tramite l'intercessione del Beato D'Usme. Per questo lo dobbiamo far conoscere, soprattutto in occasione di situazioni dove la scienza medica non può più intervenire, quando c'è bisogno del miracolo. Con grande fiducia ricorriamo allora all'intercessione del nostro Beato Cardinale. Se nella sua volontà il Signore ci conceda la grande gioia della canonizzazione del Beato D'Usme, noi confidiamo pure nella sua intercessione per ottenere pienamente quanto già abbiamo chiesto nell'orazione colletta. Concedi anche a noi di cercare te sopra ogni cosa e di amarti e di servirti in ogni fratello con animo lieto e cuore sincero. Questa è la gioia che possiamo sperimentare ogni giorno nella nostra vita, per ascoltare alla fine della nostra esistenza le stesse parole che Gesù ha già rivolto al suo servo fedele, il Cardinale D'Usme: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi. Ed allora, quando ascolteremo queste parole, anche noi, sorpresi, chiederemo: quando mai, o Signore, ti abbiamo visto in queste condizioni e ti abbiamo aiutato? Ed allora ci sarà svelato il senso più bello, più vero della nostra vita, della nostra carità fraterna, perché il Signore ci dirà: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Così sia per tutti noi.